Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi racconto, no, oggi in realtà non vi racconto nulla. Oggi rispondo a alcune domande che mi avete fatto su Dubai. Per chi si trovasse qui per la prima volta, io mi chiamo Marianna, vivo a Dubai da 6 anni e qualche settimana fa lui è Guardo, per chi non lo conoscesse, e gli piace intrufolarsi nei miei video. Dicevo, qualche settimana fa ho caricato sul mio canale il primo video in cui raccontavo 50 differenze che ci sono tra l'Italia e Dubai. Mi sono accorta che le domande che mi vengono poste sono spesso simili tra di loro, quindi ho deciso di raccoglierle in questo video. Spero di riuscire a rispondere in maniera chiara, esaustiva e naturale. Iniziamo! Domanda numero 1. Che documenti servono per arrivare e stare a Dubai? Vi serve ovviamente un passaporto. Quando atterrate a Dubai, il governo vi stamperà sul passaporto un visto turistico di 3 mesi. Se magari avete trovato degli articoli di qualche anno fa, prima il visto turistico durava 1 mese e bastava uscire dal paese per poi rientrare e rinnovare questo visto turistico. Le cose sono cambiate, quindi se avete trovato questi articoli, non è più così. Ora i visti turistici hanno una durata di 3 mesi. Se state quindi a Dubai fino a 90 giorni, allo scadere dei 90 giorni dovreste uscire dal paese, rimanere fuori dal paese per altri 90 giorni per poi poter rientrare. Quindi, per farla semplice, 3 mesi state qui, 3 mesi dovete stare fuori. Per vivere a Dubai, infatti, bisogna avere un visto lavorativo, che poi quindi ti dà diritto alla residenza a Dubai. Il visto lavorativo come si ottiene? Semplicemente con uno sponsor che sarebbe il vostro datore di lavoro. Quindi se avete intenzione di venire a Dubai per vivere qui e cercare lavoro, un'idea potrebbe essere quella di venire qui per 3 mesi, fino a 3 mesi, e in quei 3 mesi cercare lavoro, a meno che non l'abbiate già trovato, a meno che non vi stia trasferendo magari la vostra compagnia, eccetera, e quindi arrivereste già qui con il visto lavorativo. Per ottenere questo visto semplicemente vanno fatti degli esami medici per l'AIDS e la tubercolosi. Se non avete nessuna di queste due malattie, allora il vostro visto lavorativo di residenza verrà accettato, potrete iniziare a lavorare e potrete appunto rimanere qui. Di solito i visti lavorativi durano, credo, 2-3 anni, forse 1, non lo so, dipende anche dalle zone dove lavorate, eccetera. Però tendenzialmente funziona così: è il vostro datore di lavoro a sponsorizzarvi e a darvi il visto lavorativo che vi permette di vivere a Dubai. Se invece state venendo qui per avviare un vostro proprio business, allora, essendo proprietari del business, poi potrete, diciamo, fare un visto lavorativo per voi stessi. E quindi le opzioni sono venire assunti da una compagnia che vi farà da sponsor e vi farà ottenere il visto residenziale, oppure venire e aprire un proprio business e quindi, diciamo, sponsorizzare voi stessi. Passiamo alla prossima domanda. Serve la laurea? La laurea serve per alcuni lavori, ovviamente. Penso che se vogliate fare gli architetti o i medici, sì, penso che decisamente vi serva una laurea come in qualsiasi parte del mondo. E sappiate che se la vostra laurea è di un paese straniero, come l'Italia, l'Inghilterra o qualsiasi altro paese, la dovrete fare attestare prima di trasferirvi qui. Lo potete fare personalmente oppure potete affidarvi, come ho fatto io in questo caso, a un avvocato che non ho mai incontrato. Ho fatto tutto tramite via email, gli ho mandato i miei documenti, lui li ha attestati, li ha mandati all'ambasciata, poi me li ha rimandati indietro, io l'ho pagato per il suo servizio e questo è stato fatto. Vi consiglio di farlo finché siete magari in Italia, in Inghilterra, eccetera, prima di venire qui, piuttosto che poi trovarvi qui con un pezzo di carta che, senza attestarlo, potrebbe non valere nulla. Prossima domanda: le lingue più parlate serve l'inglese? Al contrario di quello che magari potreste pensare, visto che ci troviamo negli Emirati Arabi Uniti, in realtà la lingua ufficiale, diciamo, di questo paese, la lingua più parlata, non è l'arabo, ma è l'inglese. Direi che è quasi necessario, altrimenti non riuscirete a comunicare, ma soprattutto sarà molto difficile venire assunti in qualsiasi tipo di lavoro se non parlate ovviamente la lingua ufficiale del posto. Però il livello di inglese che vi serve, anche in questo caso, dipende dal lavoro che fate. Magari se appunto siete uno chef non è necessario che parliate un inglese troppo forbito, magari l'importante è semplicemente farvi capire.
Se invece magari siete professori universitari, allora ovviamente le lezioni saranno tenute in inglese, quindi parlare un buon inglese è strettamente necessario. L'arabo è utile, ovviamente, se si parla arabo è una marcia in più, ma se volete sapere una curiosità, molto spesso capita anche di trovare persone che parlano arabo madrelingue parlare tra di loro in inglese, questo perché l'arabo ha tantissimi dialetti, è un po' come se in Italia invece di parlare l'italiano parlassimo tra di noi in dialetto, quindi magari in quel caso lì se una persona di Milano si trovasse a parlare in dialetto con una persona di Napoli forse anche loro preferirebbero parlare l'inglese piuttosto che parlare i propri dialetti perché probabilmente non capirebbero nulla uno dell'altro e quindi magari se vi capite di trovare un arabo local e un libanese, entrambi parlano arabo ma molte parole sono spesso diverse e quindi molto spesso capita di sentirli parlare tra di loro in inglese piuttosto che in arabo, appunto. Andiamo avanti. Altra domanda, posso prendere casa prima di arrivare? Cosa serve per affittare casa? Tempi tecnici, eccetera. Inutile cercarla mesi prima. Il mercato immobiliare a Dubai si muove velocissimamente e comunque ci sono tantissimi appartamenti disponibili. È facile trovare sempre un appartamento in affitto nel palazzo che eventualmente vi piace. Questa è la mia esperienza personale. Quindi va detta una cosa però, se voi vi state trasferendo a Dubai, sia che stiate arrivando per quei 3 mesi che vi ho detto con il visto turistico, sia che magari stiate già iniziando le pratiche per venire, per essere assunti e quindi una compagnia vi sta facendo da sponsor, comunque ci vorrà del tempo prima che il vostro visto sia disponibile e la vostra Emirates ID, ovvero la vostra carta d'identità che ottenete una volta che avete la residenza. E quindi finché non avete tutti questi documenti non potete fare un affitto annuale, perché per allacciare le utenze e anche soltanto per firmare il contratto vi servirà appunto il visto residenziale. Quindi inizialmente le opzioni che avete penso siano 2. La prima è quella di prendere una stanza in affitto in un appartamento in condivisione con altre persone, quindi solitamente c'è un proprietario o l'agente che fa le veci del proprietario e che affitta appunto le stanze mensilmente. Se optate per questa opzione voi pagherete la stanza un tot al mese e le utenze sono incluse. Quindi avrete internet, avete l'elettricità, eccetera, non pagate niente di extra, diciamo. La seconda opzione invece è quella di stare temporaneamente in un hotel. Ovviamente i prezzi saranno un pochino più alti, ma soprattutto ora, vista la situazione attuale, sono affordable, ci sono veramente opzioni per qualsiasi tipo di budget. Allora, prima del coronavirus, se cercavate una stanza in affitto, potevate anche, credo ora, trovare una stanza in affitto con un bagno privato, magari sui 4.000 dirham al mese, 4.000-4.500, e che io sappia, al momento ci sono anche degli hotel apartment su quella cifra. Ci sono anche stanze che costano meno nelle case in condivisione, ma a volte capita anche di trovare delle stanze minuscole senza finestre. Quindi, come noterete, forse costa un po' più che magari Milano o Roma una stanza in affitto, ma tenete presente che nella maggior parte dei building, se avete visto il mio video quanto costa vivere a Dubai, già lo sapete, in tutti i building solitamente c'è palestra privata, piscina, quindi comunque gli appartamenti, i palazzi sono nuovi e ovviamente sono arredate. Invece dovete tenere a mente che quando prendete una casa in affitto a Dubai, nel 90% dei casi troverete case vuote, dovete arredarle voi da cima. Distruggerò questa orchidea entro la fine del video. Dicevo, dovrete pensare ad arredarle voi da cima a fondo. Ragazzi, mi si è scaricata la batteria della macchina fotografica, non mi ero accorta, quindi ho continuato a parlare per circa mezz'ora. Quindi ora, non lo so, ho tirato anche un calcio al treppiede, ho spostato tutto. Va bene, ricominciamo, devo risincronizzare il sound. Eccoci, allora, ora dovreste sentirmi un po' meglio. Torniamo a noi. La domanda a cui avevo risposto senza registrare un cavolo era, qualcuno mi ha chiesto se è facile conoscere gente e fare amicizia. Diciamo che tendenzialmente non credo che sia molto difficile, ci sono anche vari gruppi Facebook di italiani a Dubai se volete fare amicizia con italiani, o se non sbaglio ci sono delle app, non sto parlando di Tinder,
ma ci sono delle app anche appunto per fare amicizia e non per trovare gente con cui uscire a fare appuntamenti di altro tipo. Io ho 30 anni, presto 31, e penso che converrete con me, se avete più o meno la mia età, le cose cambiano col passare degli anni. Finché andiamo a scuola è facile fare amicizia con i nostri compagni di scuola, magari gli amici degli amici degli amici, eccetera. Quando si va all'università anche, magari è facile fare amicizia con i propri compagni di corso, eccetera. Ovviamente una volta che si entra nel mondo lavorativo si hanno rapporti più che altro con colleghi e eventualmente altre persone che si frequentano magari appunto nell'ambito lavorativo. Magari se lavorate per una compagnia grossa, o anche se non è grossa, magari più piccola, ma avete la fortuna di fare amicizia con i vostri colleghi o con gente che comunque è a Dubai da più tempo, poi è anche più facile trovare giri, no? Di amicizie, eccetera. Però dipende molto appunto da voi. Non siamo dei mostri, noi che viviamo a Dubai, sì, lavoriamo tanto, però bene o male a chiunque fa piacere magari poi nel weekend passare una giornata al mare, in relax, facendo due chiacchiere, eccetera. Dipende anche molto dagli hobby magari che avete. O se magari avete un cane, non so se lo vedete. No, non so se è inquadrato. Se magari avete un cane, fate anche amicizia con altri padroni dei cani. Ovviamente se avete vissuto tutta la vostra vita fino a questo momento nella città dove magari siete nati, avete amicizie decennali. Qui no, devi fare amicizia con le persone che incontri. E soprattutto è una città dove la maggior parte della gente è ospite, diciamo. I locals, gli arabi che sono nati e cresciuti qui sono pochi, sono una percentuale minuscola di questa società, quindi la maggior parte della gente viene qui per lavorare, per inseguire magari i propri sogni, e nell'inseguirli fa piacere ovviamente trovare degli amici con cui condividere i propri successi e il proprio tempo libero. Ora sto straparlando, quindi passiamo oltre. Allora, razze di cani not allowed. Se qualcuno ha un cane e sta pensando di trasferirsi qui con un cane, sì, ci sono delle razze che non sono allowed, l'ho detto in inglese, vabbè, che non si dovrebbero tenere. Per esempio i pitbull. Se comunque cercate la lista su Google la troverete. Detto questo, se avete un cane appunto e lo volete portare con voi a Dubai, tendenzialmente sì, è possibile portare il cane. Ci sono delle agenzie che, se non volete farvi tutta la trafila appunto dei documenti da soli, vi aiuteranno. Ovviamente dovrete pagare il servizio, ma se volete farlo da soli è fattibilissimo, vi posso dare tutte le informazioni. Si possono portare i cani qui, a patto che ovviamente abbiano un passaporto, libretto dei vaccini, abbiano tutti i vaccini antirabbia, e a quel punto si può importare il cane. Sappiate che se state venendo a Dubai, quindi se dall'Italia state venendo a Dubai, il cane dovrà per forza viaggiare come cargo, non può viaggiare con voi in cabina. Next question. Spesa a domicilio oppure ci sono i supermercati? I supermercati ci sono. Penso di aver risposto a questa domanda in maniera abbastanza esaustiva nel mio video Quanto costa vivere a Dubai. Vi lascio il link, non so dove, comunque ve lo lascio, se non l'avete visto andate a vederlo, perché lì parlo dei supermercati, dei costi, eccetera eccetera. Quindi, però sì, i supermercati grossi ci sono. C'è Carrefour, poi ci sono altri brand locali, Spinneys, cioè Waitrose, se avete vissuto a Londra lo conoscerete sicuramente. Insomma, ci sono tante tante opzioni. No ragazzi, ho visto, devo controllare se funziona, aspettate, tutto a posto, avevo paura che si fosse interrotto di nuovo. Come ti senti da italiano a Dubai? Essere italiani è visto di buon occhio. Anche in generale essere europei, gli arabi in generale adorano l'Italia, ma d'altra parte chi non l'adora? Tutti l'adorano, appena dite italiani ovviamente iniziano, ah, pizza, pasta, Roma, Capri, e ti dicono dove sono stati e cosa gli è piaciuto, eccetera. Diciamo, essere italiani non è male, direi. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine. La cosa peggiore, la cosa migliore di vivere a Dubai. Allora, la cosa peggiore sembrerà forse scontato, ma è il caldo d'estate. Purtroppo qui d'estate la temperatura arriva a raggiungere anche i, raramente però succede, 50 gradi. Però vi dico una cosa, se anche a voi come a me piace stare all'aperto, e quindi quando l'estate fa così caldo ovviamente soffrite perché magari non potete stare in spiaggia a prendere il sole, a meno che non volete essiccarvi vivi,
in Europa, al nord Europa, al nord Italia o per esempio a Londra, perché tanta gente arriva da Londra, non è poi la stessa cosa? D'inverno anche non è piacevole stare all'aperto, o no? Si muore di freddo, giusto? Si tratta di scelte, preferisco vivere in una città come Dubai dove posso andare al mare tutto l'anno, sì ok, tranne quei magari 3-4, siamo onesti, 4 mesi in cui si crepa di caldo, però comunque c'è sempre il sole, c'è sempre il bel tempo, eccetera. Io preferisco questo piuttosto che una Londra dove fa freddo 7 mesi all'anno, 8 forse, dove piove spesso e volentieri e dove c'è sempre il brutto tempo. Però sappiate che anche quando fa molto caldo potete andare negli hotel e le piscine sono raffreddate, quindi sì, non potete nuotare nel mare perché arriva più o meno ad avere la temperatura di un brodino, però potete starvene sempre in piscina volendo. La cosa migliore invece di Dubai, la lista è lunga, io adoro questa città per una serie infinita di motivi, sicuramente il bel tempo, il fatto di poter stare all'aperto la maggior parte dell'anno e il potersi godere appunto l'aria aperta è una delle cose che mi piace di più. Un'altra delle cose che mi piace di più è che questa è una città piena di opportunità. Se avete un sogno, lavorativamente parlando, o se volete magari fare degli step nella vostra carriera che in altri posti ci avreste messo molti più anni a fare, questo è il posto giusto. Soprattutto per gli imprenditori è molto più facile magari avviare qui un business perché appunto ci sono agevolazioni dal punto di vista delle tasse che, di nuovo l'orchidea scusate, praticamente non si pagano e, eccetera, al contrario dell'Italia. Ci sono pochi posti al mondo in cui si vive così bene. Un'altra cosa che adoro di questa città è il fatto che sia super sicura. Se siete stati a Londra, forse siete stati scippati in mezzo alla strada, forse vi sono entrati i ladri nell'appartamento, a me è successo e vivevo in una zona centralissima. Siete magari state, soprattutto se siete ragazze, importunate magari la sera tardi o anche di giorno in mezzo alla strada, soprattutto per noi donne è una cosa che veramente fa la differenza. La lista è lunga comunque delle cose per cui io adoro questa città. Forse farò un altro video in cui vi racconto tutte le ragioni per cui io amo Dubai. Ultima domanda. Quanto bisognerebbe guadagnare per fare una vita serena a Dubai? Vi voglio dire una cosa. Magari avete già visto che ci sono dei gruppi Facebook tipo Italians in Dubai, Italiani a Dubai, eccetera. Ogni volta che qualcuno osa fare questa domanda si scatena l'inferno nei commenti. Questa è una domanda molto soggettiva e dipende veramente da tantissime cose, dipende da quanti anni avete, nel senso se siete single, se siete all'inizio della vostra carriera lavorativa o se magari avete una famiglia e dei figli che dovete mandare a scuola, eccetera. Dipende dal vostro stile di vita, è impossibile rispondere a questa domanda, per questo poi si creano queste discussioni a mio parere inutili su questi gruppi Facebook, perché ognuno può portarvi la propria esperienza personale, ma non si può rispondere a quanto serve per vivere bene. Dubai è una città che secondo me ora, soprattutto nel 2020, a differenza di quando sono arrivata io, che era molto più cara, ora si sta adeguando alla maggior parte delle grandi metropoli in cui una persona può andare a vivere. Vi consiglio, se non avete visto quel video di quanto costa vivere a Dubai, di andarlo a vedere, perché lì vi do un'idea di quanto costano gli affitti, i trasporti, magari le uscite di vario tipo e altro, e così in base al vostro stile di vita potreste magari cercare di fare un vostro budget. Ognuno di noi ha magari hobby, interessi, priorità differenti e a seconda di quello il budget, diciamo, mensile varia. Questo video finisce qui, spero di aver dato qualche informazione interessante a chi magari sta considerando trasferirsi qui. Nel prossimo video spero di portarvi in giro, perché non era mai stata la mia idea sedermi davanti a questa telecamera e parlare, e infatti non penso di essere molto brava a farlo, ma io ci provo. Comunque spero nel prossimo video di portarvi fuori, di farvi vedere come si vive a Dubai, cosa si fa, e anzi se avete qualche consiglio, se volete sapere qualcosa in più o se volete vedere qualcosa in più su questo canale, fatemelo sapere, perché sinceramente al momento non ho idea di quello che sto facendo. Penso di aver parlato abbastanza, ora interrompo. Ciao ragazzi, il video è finito! E l'orchidea non è stata uccisa!